Sono tantissimi i motivi per cui non potete perdere la puntata 255 di Safe Drive. Innanzitutto perché scopriremo la nuova Mercedes classe A che si rinnova con una buona dose di sportività senza rinunciare alla sensualità e all'eleganza che l'hanno resa celebre. Disponibile con tre diversi pacchetti speciali al lancio, avrà un prezzo base di poco superiore ai 20.000 euro. La puntata proseguirà poi con il servizio del nostro tester per un giorno a bordo della nuova Opel Zafira Tourer e con un focus interamente dedicato alla nuova Fiat 500L, senza dimenticare gli interventi dei nostri graditi ospiti in studio. Un programmino niente male, non trovate? Allora Valeria Bocca vi aspetta, seguiteci, non ve ne pentirete. Buona visione da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your real partner. D-Link, building networks for people. Ben ritrovati nel salotto di Safe Drive, cari amici e telespettatori di Odeon. Anche la puntata di oggi è un appuntamento da non perdere, perché, semplice, il primo servizio di questa sera sarà dedicato infatti alla nuova classe A, che arriverà alla fine del mese in concessionaria, ma che noi abbiamo finalmente guidato in anteprima. Proseguiremo poi con un'altra novità assoluta, ma che stavolta veste il tricolore italiano. Mi riferisco a Fiat 500L, la novità del marchio torinese che entra nel mercato delle multispazio del segmento B. E poi ovviamente tutti i nostri occhi saranno puntati sul nostro nuovo tester per un giorno, che a bordo di Opel Zafira Tourer è il protagonista della prova su strada di questa puntata, senza dimenticare le interviste in studio con i nostri graditissimi ospiti. Non staccatevi dal televisore, mi raccomando! Diavolina Green Power è la nuova formula ecosostenibile di Diavolina. Intuitivo, pratico, di facile utilizzo, risolve qualsiasi problema di accensione del fuoco in brevissimo tempo. È realizzato con sole materie prime naturali e non contiene petrolio. Diavolina, tutta la magia del fuoco. E con il rientro dalle vacanze riparte anche una nuova iniziativa di Tester per un giorno, che per questa edizione punta i riflettori su una vettura coreana di grande interesse. Si tratta della Kia Ceed in versione Sports Wagon, l'ideale per chi cerca un mezzo elegante e confortevole, perfetto come modello di rappresentanza e adatto alle lunghe percorrenze. Per la versione familiare, ancora una volta il designer Peter Shire ha affermato una linea dalle proporzioni perfette e dal look accattivante, che lega all'estetica alla funzionalità. Disponibile con differenti motorizzazioni diesel o benzina, la nuova Kia Ceed Sports Wagon vanta un bagagliaio ampio che può essere reso ancora più funzionale grazie alla modularità dei sedili posteriori. I prezzi partono da 17.200 euro. Se non volete perdere l'occasione di provarla con noi in una location esclusiva, iscrivetevi subito attraverso il form che trovate sui siti dei media partner dell'iniziativa. Potrete realizzare un vero e proprio servizio televisivo che verrà trasmesso da Safe Drive e scrivere un articolo giornalistico per Automobilismo e uno per la pagina web del quotidiano Il Giornale. Non perdete tempo, le iscrizioni per partecipare rimarranno aperte sino al 19 ottobre. La spiaggia di Fregene, in provincia di Roma, ha tenuto a battesimo la nuova Mercedes-Benz classe A. La compatta della Casa della Stella torna alla ribalta con un look totalmente nuovo. Irriconoscibile rispetto alle versioni che l'hanno preceduta, oggi classe A presenta un look sportivo e linee tese, molto meno bon ton, ma con lo stesso appeal di sempre. Curiosi di scoprire la gamma motori, gli allestimenti e i prezzi? Non perdete il primo servizio di oggi allora.
Se per l'oroscopo cinese quello che stiamo vivendo è l'anno del drago, nel caso del marchio automobilistico Mercedes-Benz non ci sono dubbi. Il 2012 è l'anno della classe A, un modello che oltre alla stella disegnata sul cofano, di stelle ne ha tante anche in cielo, visto lo strepitoso successo che l'accompagna dal 1997, anno della sua nascita. Ma non è questione di fortuna, tutt'altro. Nel suo nome, la compatta tedesca ha scritto il suo destino. Oltre 1 milione di unità vendute nel mondo, di cui 275.000 solo in Italia, dove classe A in questi anni è diventata un vero e proprio oggetto di culto. La monovolume, tanto amata dalle mamme raffinate, si trasforma infatti in una compatta graffiante che trasmette energia e dinamismo anche da ferma. La nuova generazione abbandona infatti lo stile bon ton senza rinunciare però alla sensualità e all'eleganza che l'hanno resa celebre. La parte frontale è stata disegnata sulla base della sorella da sogno SLS. Le fiancate mostrano linee tese e nerborute che conducono a un lato B tutt'altro che anonimo. La nuova classe A si rivolge a un pubblico giovane, sportivo che ad oggi in gamma Mercedes non trova una soluzione ideale. A nostro avviso continuerà a strizzare l'occhio alle donne per un semplice motivo: la classe A attuale è sempre stata molto apprezzata dalle donne proprio per lo stile di vita, il lifestyle e la funzionalità. Massima espressione dello sviluppo ingegneristico tedesco, a cui per la prima volta hanno partecipato anche i tecnici del marchio AMG, la keyword per interpretare la nuova classe A è tecnologia, elemento imprescindibile per riuscire ad attrarre un pubblico giovane. All'avanguardia sia nei sistemi di infotainment ed entertainment, grazie alla possibilità di connettersi a internet e di collegare il proprio telefono cellulare iPhone con la vettura, la neonata compatta di Stoccarda si rivela tecnologica anche nei livelli di sicurezza e nelle motorizzazioni. I propulsori benzina Blue Efficiency hanno cilindrate 1.600 e 2.000, con potenze che vanno da 122 a 211 cavalli. Le motorizzazioni a gasolio, invece, con unità da 1.5, 1.6 e 2 litri, sprigionano da 109 a 136 cavalli. Il piatto forte sarà probabilmente la versione A180 CDI, che secondo quanto dichiara la casa della stella emette soli 98 grammi di anidride carbonica e permette di percorrere sino a 27 km con un litro di carburante. Per la prima volta inoltre su una compatta è disponibile un cambio automatico a doppia frizione con 7 marce. Disponibile con gli allestimenti Executive, Sport e Premium, intersecabili con 3 diversi pacchetti speciali di lancio che apportano un vantaggio del 40% per i clienti, la nuova Mercedes-Benz classe A ha un prezzo di partenza di 22.990 euro per la versione base con motore 1.600 benzina da 122 cavalli. Diamo il benvenuto in studio al primo ospite della puntata, Pierluigi Bonora, caporedattore del quotidiano Il Giornale. Consueto appuntamento con il nostro opinionista Pierluigi Bonora, al quale diamo il benvenuto. Buonasera Pierluigi, grazie di essere voi, qui con grazie noi. A voi. Continua il momento purtroppo molto complicato per il settore dell'auto. Siamo a settembre, i dati di agosto sono veramente negativi. Solo 5 case mantengono un andamento positivo. Difficile la situazione. Situazione drammatica, direi. La tendenza è sempre verso il basso, non si vedono segnali di crescita sia del paese sia del mercato automobilistico, e certo è che si sta arrivando veramente al punto di non ritorno, siamo a un passo dal punto di non ritorno. Questo cosa vuol dire? Vuol dire crisi nera, vuol dire cassa integrazione, vuol dire tanti posti a rischio, e in questo momento il paese una situazione del genere non se la può permettere. Ecco Pierluigi, un momento difficile anche per Fiat, soprattutto per quanto riguarda il mercato italiano e i rapporti con le istituzioni. È di questi giorni una notizia importante, sembra che... Su Fabbrica Italia. Esatto. Qual è il tuo parere a riguardo? Ma io non capisco per quale motivo la Fiat nei giorni scorsi ha diffuso un comunicato stampa che ribadiva in parte quanto era stato comunicato il 27 ottobre scorso, ovvero sia che di Fabbrica Italia non se ne voleva più parlare. Questo ha fatto in modo che i sindacati amici, tra virgolette, della Fiat si ricompattassero con la CGIL, in questo caso, insomma, è ormai marchionne contro tutti e non so come andrà a finire. Spero solo che la Fiat mantenga le sue promesse per il paese. È vero che il mercato va male,
però c'è un manifesto firmato da Sergio Marchionne e John Elkann su Fabbrica Italia che non può essere buttato via. Ecco, la sensazione, guardando un po' poi quelli che sono i dati di mercato, è che Fiat, che indubbiamente sta scoprendo dei grandi risultati nei mercati storici dove è presente, tipo in Brasile oppure con Chrysler in America, non riesca però a mantenere lo stesso andamento in Italia per i problemi di cui stiamo parlando. Ci sarà probabilmente uno spostamento definitivo verso altri mercati e un conseguente abbandono del nostro territorio? Lo ripeto, spero proprio di no. In Brasile la presenza del gruppo Fiat è storica, come tu dicevi, e in questo momento la Fiat ha consolidato la sua leadership del mercato grazie anche a una serie di forti incentivi messi in campo dal governo per rivitalizzare la domanda. Negli Stati Uniti, a Las Vegas, la convention di Las Vegas, che ha tributato da parte dei concessionari ben due standing ovation a Marchionne, e quello che accade là non accade in questo momento qua in Europa, da questa parte dell'Atlantico, 66 novità, ma direi che la provocazione di Marchionne è stata quella di far vedere in America e non a Parigi o in Italia, anche per un solo secondo, la nuova Alfa Romeo Giulia. È un segnale singolare, un messaggio questo che Marchionne ha voluto lanciare, e certo anche questo ha buttato un po' di benzina sul fuoco. Rimaniamo un attimo sul prodotto, perché tra pochi giorni inizia il Salone di Parigi, edizione 2012, una kermesse indubbiamente importante vista la molteplice presenza di costruttori nazionali che operano nel territorio francese. Che salone sarà dal tuo punto di vista? Sarà un salone a doppia faccia, come al solito, come sta avvenendo per gli ultimi saloni che si svolgono soprattutto in Europa. Da una parte le grandi novità, su tutte metterei la nuova Volkswagen Golf, settima edizione, poi la Renault Clio e tante altre. Dall'altra i problemi della sovracapacità produttiva, insomma un gran guazzabuglio. Quindi da una parte i modelli, dall'altra le polemiche. Però diciamo ci sarà spazio anche molto per le creazioni a livello di design, ma soprattutto sarà un salone ancora una volta basato molto sull'efficienza. Ecco, hai parlato di un'automobile che deve ancora sapere emozionare il pubblico, i fruitori di questo incredibile mezzo. A questo proposito sei il fautore di un'iniziativa molto importante che già Safe Drive in questi mesi ha seguito da vicino, che vedrà proprio la sua prima data all'inizio di ottobre. Parliamo di Missione Auto, un evento importante che serve un po' a proteggere il mondo a quattro ruote. 5-6 ottobre in piazza Vittorio Veneto a Torino, una due giorni dedicata agli automobilisti arrabbiati, dedicata ai costruttori arrabbiati, dedicata a questa disattenzione incredibile che le istituzioni governative hanno nei confronti di un settore che è il vero motore dell'economia. E in questi due giorni si cercherà di fare il punto con gli addetti ai lavori, con il governo, quindi lavorare molto sull'immagine, e poi con la filiera la mattina del 6 ottobre affronteremo il problema: cosa fare adesso? La situazione è drammatica, spetta a voi adesso cercare di rilanciarla, facendo presente che questo governo dell'auto se ne disinteressa. Quindi Pierluigi, concludendo, una due giorni ricca di appuntamenti, ricca di contenuti, tra l'altro sarà possibile per il pubblico accorrere ai numerosi convegni in maniera gratuita. Missione Auto è un movimento di opinione, non è un'associazione, aperta a tutti. Quindi appuntamento a Torino il 5-6 ottobre, noi invece Piazza ci rivediamo dopo il Salone di Parigi per il consueto appuntamento qui in studio. Grazie. Grazie a te, Pierluigi. Grazie a tutti, arrivederci. Fiat 500 si allarga e diventa di taglia large, ma non perde il suo fascino di piccola vettura glamour, tutt'altro. Cambia nelle forme, acquista più spazio, più comfort e funzionalità, ma mantiene la cura nei dettagli interni, motori ecologici e parsimoniosi e la voglia di far impazzire il pubblico italiano e internazionale. Quali sono le sue carte vincenti? Scopritelo nella prossima clip. La L è un'evoluzione della 500 progettata a regola d'arte, con una visibilità straordinaria su tutti i lati e uno spazio impensabile all'interno, se si tiene presente che è solo 8 cm più lunga della 500. La plancia, verniciata in tinta carrozzeria, si ispira a quella della sorella minore e non trascura la praticità grazie a grandi bocchette che assicurano una buona climatizzazione ai passeggeri.
La strumentazione è facile da leggere, i comandi pratici da usare e ci sono due utili vani, uno dei quali è climatizzato. Il divanetto posteriore scorre di 10 cm per variare lo spazio per i passeggeri o la capacità di carico del baule, che passa da 343 a 400 litri, fino a raggiungere un massimo di 1310 litri con gli schienali ripiegati. Intelligente la soluzione Cargo Magic Space, che consente di modulare il vano di carico su tre altezze. 1500 configurazioni possibili, i sedili si muovono in tutti i sensi, una capienza soprattutto impressionante. Basta pensare che la macchina non misura più di una city car, misura 4,15 m, no? Lo fanno anche altri, ma a farla anche bella, questo è un po' più difficile, no? Una macchina che non sia un sacrificio quando è giunto il momento di avere una macchina un po' più familiare. La Fiat indica il consumo medio dell'1,3 litri turbo diesel start e stop da 85 cavalli in 23,8 km con un litro di gasolio. In alternativa si possono scegliere il 1.4 benzina o il 2 cilindri da 900 cc Twin Air, che dal 2013 sarà disponibile anche a metano, la soluzione più interessante per chi è attento ai costi di esercizio. Trazione anteriore, cambio manuale a 5 marce, ESP con funzione anti-arretramento nelle partenze in salita, airbag frontali, laterali, per la testa, volante multifunzione regolabile in altezza e in profondità. Sistema infotelematico Uconnect rendono la 500L facile da usare, attuale e molto sicura. L'operazione Porte Aperte si terrà il 6 e 7 ottobre. I prezzi partono da 15.550 euro, ma nella fase di lancio la versione Popstar Opening Edition, tirata in 2.000 esemplari, è offerta con 2.500 euro di accessori gratuiti. Da ordinare la macchinetta nata dalla collaborazione tra Lavazza e Fiat per farsi l'espresso in viaggio, al costo di 250 euro. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner. D-Link, building networks for people. Vi aspettano dopo la pubblicità. Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner. D-Link, building networks for people. Perché non invitiamo Valeria per una grigliata sul nostro terrazzo? Bella idea, la chiamo io. Grazie, vengo volentieri. Oh no, è finita la brace, chiedi se può fare qualcosa. Ma non vi preoccupate, ci penso io. Detto fatto, anche questa volta vi ho risolto un problema. E come? Con Diavolina un sacco di brace. Con Diavolina un sacco di brace basta un fiammifero per ottenere in pochi secondi un perfetto barbecue. Ma basta davvero solo un sacchetto e un fiammifero? Diavolina un sacco di brace, grazie agli ovuli di carbone vegetale pressati e già pronti all'uso, genera una brace in grado di assicurare calore per oltre 2 ore. Il tutto in maniera pratica, veloce, igienica e senza sporcarsi le mani. Valeria, ma quante ne sai? Basta usare Diavolina un sacco di brace. Accende il sacco e il gioco è fatto. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Prova anche Diavolina griglia e getta, il barbecue portatile pronto all'uso, ideale per camping, picnic e tempo libero. Grazie all'accensione istantanea, è facile da usare e pronta in 20 minuti. Si conclude proprio nel weekend del 22-23 settembre l'originale tour estivo Taste and Drive, organizzato dal brand Jeep per dare l'opportunità ai propri clienti e a tutti gli appassionati del marchio statunitense di gustare non solo le proprie automobili, ma anche i grandi vini del territorio italiano. 10 tappe abbinate a 9 cantine vinicole tra le più rinomate, anche da un punto di vista architettonico, della nostra penisola. Oltre a una ricercata degustazione di vini e prodotti tipici locali, maneggiati dalle esperte mani degli chef delle autorevoli pubblicazioni culinarie, Guida Michelin e Gambero Rosso, Jeep ha invitato i partecipanti a testare l'intera gamma composta da Gran Cherokee, Compass e Wrangler.
La testa di serie di casa Jeep è il Grand Cherokee, dotato dell'allestimento Overland, con la classica calandra a 7 tettagli, cofano e paraurti dalle linee massicce, cerchi da 20 pollici e fari allungati per uno stile nel complesso decisamente sportivo. Per gli appassionati di fuoristrada, occhi invece tutti puntati su Jeep Wrangler, probabilmente il 4x4 più famoso al mondo, dal look inconfondibile e fedele alla tradizione. L'emozionante Jeep Experience si è diviso tra percorsi su strade asfaltate o sterrate, all'occorrenza arricchite da ostacoli, dossi, buche, twist e guadi di corsi d'acqua. Il tutto accompagnato da un viaggio sensoriale all'interno di cantine ricche di storia e tradizione. Attenzione però, se vi fate prendere dall'entusiasmo di nobili vini, lasciate il volante a chi è astemio. Per il secondo ospite della serata accogliamo nei nostri studi Alessandro Scherl, consigliere delegato Honda Automobili Italia. Alessandro, innanzitutto grazie di essere nostro ospite qui a Sedrive, benvenuto. Grazie a voi. Benvenuto specialmente in un momento difficile del mercato, ma dove Honda sta rispondendo con modelli e con filosofia decisamente forte. Mi riferisco ai modelli Civic, una tradizione nel tempo, una vettura completamente nuova, con tanti aspetti estremamente positivi. Sì, sicuramente il mercato, lo sanno tutti, è molto difficile, è un mercato in recessione. Noi siamo un po' in controtendenza, riusciamo a esserlo grazie ovviamente a prodotti nuovi, vuol dire aver lanciato Civic in primavera e questo mese siamo al debutto del nuovo CR-V, che è il nostro, un'altra macchina per noi ovviamente estremamente importante. Ecco, dicevi, volevo soffermarmi un attimo su Civic. Civic apparentemente può sembrare una vettura molto simile a quella precedente, alla generazione precedente, però anche noi di Safe Drive abbiamo avuto modo di provarla e abbiamo trovato una vettura completamente diversa, con un livello di qualità e di comfort decisamente elevato. Sì, la vettura ricorda dal punto di vista del design la vettura precedente, sia internamente che esternamente, però sicuramente un prodotto completamente nuovo. C'è tanta qualità, i nostri ingegneri dicono due generazioni avanti, si è lavorato anche in ciò che non si vede, dalla robustezza del telaio, la solidità della struttura. Quindi sì, è una macchina completamente nuova da provare. A fine anno noi andremo a presentare il nuovo motore 1.6, molto atteso, quindi riduciamo la cilindrata e quindi una grande novità, forse riusciamo a trovare il motore giusto per la Civic in questo segmento. Senti, al lancio del 2.2, alcuni anni or sono, ci avete stupito, un motore diesel completamente in alluminio, con un sistema di alimentazione particolare, estremamente silenzioso. Il 1.6, quale chicca avrà? Con cosa ci stupirete? Questo qui è un motore completamente nuovo, fa parte della Earth Dream Technology, una nuova tecnologia che deve poter dare a Honda la possibilità di abbattere in modo significativo le emissioni dei suoi motori in futuro. Quindi un motore completamente nuovo, anch'esso in alluminio, probabilmente il più leggero sul mercato nella sua categoria. L'altra grossa novità di questa fine stagione è CR-V. Sì. Siete stati i primi a lanciare un po' questa nicchia, che non è più una nicchia, questo segmento importante delle SUV, delle Sport Utility. Adesso rilanciate CR-V con un'immagine diversa. Sì, CR-V arriva alla quarta generazione, è quella che viene chiamata una macchina mondiale, una World Car, è stata venduta in milioni di esemplari in tutto il mondo, ma con questo CR-V facciamo un grosso salto proprio dal punto di vista del comfort, delle prestazioni, della semplicità e piacere di guida. Quindi una macchina che diventa quasi una berlina importante, mantenendo le caratteristiche del CR-V. Ecco, e questo è l'appuntamento? Quando è previsto il lancio di questa CR-V nuova? Noi abbiamo il primo porte aperte il 22 settembre di questo mese. Perciò siamo qui. Siamo qua. E poi faremo dei vari eventi, lo porteremo in giro per l'Italia per farlo vedere, soprattutto provare, perché credo che il CR-V, una volta provato, si capisca cosa vuol dire il salto qualitativo. Tra i tanti progetti dove Honda sta investendo risorse umane e finanziarie, si parla di un Blue Sky for Our Children, un cielo azzurro per i nostri bambini. Questo slogan è importante, cosa c'è dietro questa frase? Ma questo è uno slogan importante, lo vedrete tante volte anche a un piccolo simbolino, il cielo azzurro, un prato verde, è la mission della marca, la nostra missione, cioè noi vogliamo ridurre entro il 2020 di un 30% le emissioni globali di tutti i nostri prodotti rispetto all'anno 2000. È una missione di marca per rendere i motori meno impattanti sul pianeta. Honda sta studiando una tecnologia
per rilevare il rischio di congestione al traffico, evitare il traffico, e cosa vuol dire risparmio? Di tempo e di carburante. Raccontaci qualcosa di questa idea. Sì, questa è un'idea molto sofisticata. L'esperimento è stato fatto in collaborazione tra la Bicocca, il Comune di Milano e l'Università di Tokyo, e ovviamente Honda. E quindi è stato fatto un esperimento proprio a Milano. C'è un sistema informativo intelligente con cui le macchine dialogano con un sistema centrale, nella quale sostanzialmente il sistema dà dei suggerimenti al guidatore di accelerare o rallentare anche all'interno di un traffico che sta scorrendo in modo fluido. Gestendo singolarmente ogni vettura, il sistema garantisce una grossa diminuzione di quelle che sono le code, poi dando anche percorsi alternativi, una specie di navigatore molto sofisticato che tiene conto proprio in tempo reale in che traffico uno è. Vi seguiremo con estrema attenzione. Senti, io quando penso a Honda, ma come me penso anche molti nostri telespettatori, penso all'Honda vincente con i motori al top nelle competizioni e poi penso invece a Honda, le prime vetture ibride che sono arrivate anche in Europa. E proprio notizia di questi giorni, qualche incentivo anche per voi costruttori che ancora prima di tanti altri avete creduto nell'ibrido. Con l'ibrido abbiamo ormai una gamma di 3 prodotti. La Jazz ibrida ci dà molte soddisfazioni, particolarmente in un'area come Milano, perché permette il libero accesso all'area C senza pagare il ticket. Quindi ci abbiamo creduto. Gli incentivi che abbiamo visto, ma dobbiamo ancora vedere il decreto attuativo, perché per il momento è solo poco più di una dichiarazione di intenti, si orientano molto verso, credo, si orienteranno verso le aziende. Il taglio tutto basato sulle aziende ci lascia un po' perplessi, solo questo. Cercheremo comunque di venire incontro a questa legge. Il prossimo salone internazionale europeo è Parigi. Parigi è in calendario, è una delle date più importanti di questo autunno. Cosa porterete? Oltre a tutto quello che abbiamo raccontato, direi che abbiamo già quasi svelato tutto, ma ci sarà magari qualche prototipo curioso da seguire? Allora, diciamo che Parigi deve essere la premiere, perché noi anticipiamo il lancio sostanzialmente del CRV e sarà per la prima volta toccata con mano la Civic con il nuovo motore Earthdrum Technology, il 1.6 diesel. Grazie ancora di essere stato con noi e buona riapertura del mercato, sempre molto aggressivo, e grazie a Honda da parte mia di queste vetture ibride che aiutano un po' tutta la nostra qualità della vita all'interno delle città. Grazie a Safe Drive. La prova su strada della settimana è stata affidata al nuovo vincitore dell'iniziativa Tester per un giorno. Gabriele Borselli, imprenditore di Firenze, è salito a bordo della nuova Opel Zafira Tourer, una vettura polivalente, spaziosa e tecnologicamente avanzata, in grado di trasportare 7 passeggeri. Vediamo come si è recavata il nostro giornalista in erba davanti alle nostre telecamere. A te la linea, Gabriele. Carissimi amici di Safe Drive, per il nuovo appuntamento con Tester per un giorno, il primo dopo la pausa estiva, siamo a Castell'Arquato, un borgo medievale in provincia di Piacenza, in compagnia di Gabriele Borselli. Benvenuto Gabriele. Bentrovati. Gabriele è il nostro vincitore di questo mese e viene da Firenze ed è arrivato fino a qui, fino a Milano, e poi si è spostato con noi in provincia di Piacenza per provare la Opel Zafira Tourer. Sarà una giornata intensa e anche interessante per provare la monovolume a 7 posti della casa di origine tedesca. Gabriele, hai fatto tanti chilometri per raggiungerci e provare questa vettura, perché la tua passione è profonda? Sì, sempre stata profonda, sempre piaciuto sin da quando ero piccolo, quindi è una cosa che ho coltivato nel tempo con le riviste, seguendo le macchine, provando auto, avendo amici concessionari, amici nel mondo delle corse delle auto, per cui sono stato anche favorito da questa fortuna e ho continuato fino a oggi, proseguirò, spero, ancora per molto. Ecco, oggi avremo un'opportunità per, insomma, rinvigorire la tua passione. Ma prima di dare il via alla giornata facciamo partire una piccola clip per conoscere meglio Gabriele. Salve, io mi chiamo Gabriele Borselli, sono nato a Firenze 57 anni fa. Vivo a Firenze, dove mi occupo di progettazione e allestimento di laboratori nel settore chimico. Sono sposato, ho un figlio di 20 anni che gioca a basket e al quale ho trasmesso la mia passione per le auto, forse anche involontariamente. Mi sono sempre occupato del settore auto perché mi è sempre piaciuto, sempre stato affascinato. Forse da piccolo avrei voluto fare anche il pilota, ma poi passando in età più adulta mi è stato sconsigliato.
E niente, mi sono sempre occupato del mondo delle auto, mi piacciono, quando ho la possibilità le provo, ho degli amici che fanno concessionari per cui ho la possibilità di provare diverse auto, ho amici con cui condivido la stessa passione e quindi l'ho sempre coltivata nel tempo. Siamo qui in questo meraviglioso borgo con la prova della Zafira, che in questo caso si tratta di un turbo diesel da 165 cavalli. Esteticamente si può vedere è un monovolume dell'ultima generazione, quindi con le linee molto morbide, caratterizzata principalmente sul frontale da questo sistema di fari che ne chiamano a boomerang. È una macchina estremamente molto piacevole che dimostra una dimensione ad occhio molto inferiore rispetto ai 4,65 m di lunghezza che ha e 2 metri di larghezza compresi gli specchietti. Internamente la macchina ha un'abitabilità veramente notevole sia per i sedili anteriori che per quanto riguarda i sedili posteriori. Ha una vetratura globale piuttosto importante, soprattutto sul frontale e laterale. L'auto in questione è il modello Cosmo con il colore Technical Grey. Inoltre quest'auto ha anche il Premium Pack, che è caratterizzato dalle ruote in lega da 18, i sensori di parcheggio, il navigatore satellitare e il collegabilità Bluetooth per quanto riguarda il telefono. L'auto, così come la vedete con questi accessori, viene a costare di listino 36.135 euro. Parliamo un po' delle impressioni di guida mentre si viaggia. Dunque, il cruscotto è molto semplice, anche se la strumentazione è un po' piccola. Il navigatore invece è molto intuitivo, semplice da usare. C'è una console centrale con una serie di pulsanti abbastanza piena, forse un po' più semplificata non sarebbe stato male. Il sedile trattiene bene. I sedili sono ben configurati, sono rivestiti in pelle, stoffa, materiale pregiato, sono molto comodi e il senso di posizione di guida dà un ottimo controllo. C'è un ottimo cambio a 6 marce. Nella parte anteriore abbiamo una copertura anteriore qui del parabrezza che può scorrere in avanti oppure può essere spostata indietro per aumentare la parte di visuale verso l'alto. Vedo molto bene questa macchina per una famiglia media e nello stesso tempo può essere utilizzata anche per quelle persone che devono trasportare momentaneamente più persone, dato che dietro nel bagagliaio sotto al pianale di carico sono nascosti 2 sedili fronte marcia e porta a 7 il totale delle persone trasportabili sulla macchina. E così, cari amici, purtroppo arriviamo anche al termine di questa giornata. Beh, Gabriele, città belle come Firenze ce ne sono poche al mondo, però anche noi siamo riusciti a portarti in una location carina per la prova della Zafira. Purtroppo il tempo sta per scadere, però a te l'onore di tirare insomma un po' le fila della giornata di oggi. Cosa te ne è parso della Opel e della nostra compagnia, diciamo così? Allora, la compagnia vostra è stata piacevolissima, è stata estremamente gradevole la giornata. Il posto che avete portato è favoloso, veramente, sotto tutti i punti di vista ed è anche piacevole non solo vedersi ma anche da poter guidare con questa macchina qui. Nonostante le strade strette, il fondo che non è a ciottoli per cui non facile da sentire, la macchina si è comportata benissimo. Quindi mi sono divertito, abbiamo passato delle belle ore insieme e ho guidato divertendomi, quindi è una giornata splendida. Da rifare anche. Volentieri, quando vuoi, iscriviti anche per il mese prossimo, la fortuna non si sa mai. Con voi, carissimi telespettatori, l'appuntamento è fissato per il mese prossimo con un'altra edizione, un'altra vettura. Mi raccomando, se volete partecipare a uno dei nostri test drive, iscrivetevi attraverso il form che trovate o sul nostro sito www.safe-drive.it oppure sul sito di automobilismo e ilgiornale.it. Appuntamento al prossimo mese. Ciao! Ciao!
Carissimi amici, la puntata 255 sta volgendo al termine, purtroppo. Come sempre però ricordate che Safe Drive vi tiene compagnia in ogni giorno attraverso gli aggiornamenti delle pagine di Facebook e Twitter alle quali vi invitiamo ad aderire numerosi, ma anche attraverso il nostro nuovo sito internet www.safe-drive.it. Oggi è ancora più facile da consultare e ricco di interessanti novità ed iniziative. Se invece preferite contattarci direttamente potete scrivere alla nostra redazione all'indirizzo di posta elettronica info@safe-drive.it. Infine, grazie al canale di YouTube Safe Drive Channel potrete rivedere i servizi che vi hanno più colpito oppure cercare quelli che vi sono sfuggiti durante la messa in onda. Per oggi è davvero tutto, Valeria Bocca vi augura un buon proseguimento con i programmi di Odeon e vi saluta ricordandovi che con Safe Drive l'automobile non ha più segreti. Arrivederci da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner. D-Link, building networks for